friends. Sono Bear Grylls. Ogni anno centinaia di persone devono essere salvate da questo ambiente inospitale. Vi mostrerò come sopravvivere qui. Si tratta di uno dei luoghi più ostili al mondo ed è esattamente da dove inizierò il mio viaggio. Mr. Pilot, and we'll see you to the next. Sono ancora a circa 4.000 metri di altitudine e la temperatura è di poco al di sopra dello zero. Un paese formato da giungle e montagne. Mi dirigerò verso la foresta. Tutto ciò che ho è una bottiglia d'acqua, un coltello. Diamo inizio alla discesa. Tengo sui calzini per evitare che la pelle dei piedi si incolli. Questo è uno dei momenti più pericolosi. Devo uscire di qui ora. Devo riuscirci al primo colpo. Questa è una larva di coleottero rinoceronte, si possono mangiare crude. Cotte sono considerate una prelibatezza da queste parti. In questo periodo dell'anno ce ne sono molte. Oh mio Dio! È un cibo perfetto da sopravvivenza. Squirg, fresco e anche carne. No, però... Devo muovermi. Non posso stare fermo a lungo. Meglio non perdere tempo e affrettare il passo. Scappare lontano e non lo vediamo più. A typical habitat of Gepipus alucatorum. Oh! Guardate, ce n'è uno in fondo. Guardate! Meraviglioso. È un approccio rischioso. Non ho margine di errore. Devo colpirlo per primo. Può essere letale. Tu stai calmo. Seguimi. Ecco, se ti avvicini un momento, guarda. Di qua. Vedi qua. Ci lavoro da 10-15 minuti. Sto facendo progressi. Che c'è luce, intendo continuare a... Wait a moment, please. Yes? Not a poker. Yes, the fire is abbicciato. Magari dormo anche qui. Così sto tranquillo e sto al sicuro. È tradizione per gli uomini berberi mangiare i testicoli delle capre. Pensano che aumenti la loro fertilità e certamente sarà un test della mia virilità. Proprio ciò di cui il mio corpo ha bisogno.
And for the next adventure, goodbye. Bear Grylls e la sua troupe ricevono assistenza. Se avete intenzione di visitare ambienti pericolosi, rivolgetevi a una guida professionista.